Spento. 0 giri al minuto, 0 km orari, serbatoio, 7 ottavi, autoradio spenta, telecamera. Ok. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. E parliamo di viaggi. Siete mai stati in Giappone? Se lo avete fatto, vi è capitato di prendere un treno o una metropolitana? E in questo caso, avete fatto caso allo strano, particolarissimo e pittoresco comportamento del personale di stazione e del personale ferroviario? Sicuramente avrete notato che il personale ferroviario in Giappone ha l'abitudine a indicare con il dito e puntare in diverse direzioni, in certi casi anche pronunciando delle parole a voce alta, in una maniera che sembra molto particolare e molto pittoresca. Ora, perché questa procedura? Perché questa procedura, che in certi casi avviene proprio anche in maniera particolarmente coreografica, con dei movimenti molto secchi e molto decisi, avviene pronunciando delle parole quasi come se fossero, non lo so, delle mosse di arti marziali? Beh, alle spalle c'è un lavoro molto complesso, perché questa qui è una procedura di sicurezza che serve a tenersi focalizzati e concentrati quando si devono svolgere delle azioni ripetitive, perché spesso nelle azioni ripetitive, nella routine, che possono succedere gli errori o addirittura gli incidenti. Mentre avere un sistema che ti permetta di restare sempre focalizzato, anche quando svolgi un'azione genericamente ripetitiva, sicuramente questo può aiutare a evitare errori, interpretazioni errate e, appunto, incidenti. Bene, oggi, in questa puntata di Diario di Viaggio on the road, voglio parlarvi dello shizakanko. Puntare e chiamare. Per cui cominciamo il vlog. Sigla. Telecamera. Spegni. Ok. Nella conduzione di un convoglio ferroviario, che sia un treno, che sia una metropolitana, che sia un tram, bisogna mantenere l'attenzione focalizzata su una serie di fattori. Il più importante sicuramente è che condurre, per esempio, una metropolitana o un convoglio di 6 o 7 vagoni significa condurre un veicolo che ha spazi di frenata estremamente ampi. Se tu stai guidando una metropolitana alla velocità di, non so, 20-25 km orari, e devi inchiodare, devi dare il cosiddetto pestone al freno, in realtà non si dà un pestone perché il freno ferroviario è un manettino, non è un pedale, non è che il treno si inchioderà in pochi metri, al contrario, una metropolitana che si muova a 20-25 km orari, un convoglio di 6 o 7 vagoni, richiederà alcune centinaia di metri prima di fermarsi. Il conducente, per esempio, di una metropolitana che tutti i giorni conduce la stessa linea, fa ogni giorno la stessa tratta decine e centinaia di volte, naturalmente si abitua, è un'attività di routine. Il problema è che quando un'attività è ripetitiva, quando un'attività diventa una routine, è proprio nella routine, nel fare le stesse cose ogni giorno, che si nasconde il rischio della distrazione. Ogni giorno fai questa tratta alle 10 del mattino, fai questa curva, rallenti a questa velocità e dopo trovi il semaforo verde. Ogni giorno, per 2 anni e mezzo. Poi una bella mattina sei lì che va bene, faccio questa tratta, dopo c'è il semaforo verde, passi, il semaforo era rosso. E immediatamente, naturalmente, essendo una metropolitana, non è che passi un semaforo rosso e non succede niente, succede di tutto. Se superi un semaforo rosso, il sistema che ripete il semaforo in cabina suona una sfilza di allarmi, parte la frenatura di emergenza, eccetera, eccetera. Non succede una catastrofe, però è sempre un errore da distrazione, è sempre un problema. Ora, come si fa a evitare la distrazione quando si devono compiere delle attività che sono ripetitive? Beh, la risposta è evidente, bisogna
bisogna fare attenzione e tenersi focalizzati nelle azioni che si compiono. Allora bisogna trovare un sistema che permetta o contribuisca a tenersi focalizzati durante l'esecuzione delle azioni ripetitive. Se tu devi controllare i segnali ferroviari, devi controllare le rotaie, eccetera, eccetera, e lo fai solo con gli occhi, guardi. Quello che succede è, come si suol dire, che guardi ma puoi anche non vedere. Se tu, anziché coinvolgere solo il senso della vista, provi a coinvolgere più sensi, provi a coinvolgere più parti del corpo, ecco che già diventa un'azione che, per quanto abitudinaria, è un'azione più complessa, richiede quel minimo di attenzione in più e quindi ti aiuta a tenerti focalizzato maggiormente. Lo shisakanko, puntare e chiamare, serve proprio a questo. Quando tu stai conducendo un mezzo ferroviario e devi confermare lo stato, per esempio, dei segnali, dei semafori, dei cartelli, non lo fai solo visivamente, quindi coinvolgendo gli occhi. L'operatore utilizzerà il cervello, perché deve pensare a una serie di azioni coordinate. Utilizzerà le mani, punterà il dito verso il cartello, il semaforo, l'indicatore, la spia, eccetera, eccetera. Oltre a puntare il dito, userà la propria voce, chiamerà il cartello, la spia e leggerà il suo stato. Semaforo verde. Utilizzerà l'udito, perché sentirà quello che sta pronunciando e questo gli permetterà di ascoltare quello che sta pronunciando e avere una conferma maggiore. Semaforo rosso. Ehi, è rosso, mi devo fermare. Questa procedura aiuta a tenere l'attenzione focalizzata sulle azioni che si compiono. Uno studio dell'Istituto di Tecnica e Ricerca Ferroviaria giapponese del 1994 ha infatti confermato che applicare la procedura dello shisakanko, puntare e chiamare, tende a aiutare a ridurre gli errori da distrazione sino all'85%, soprattutto appunto nelle attività ripetitive. Un ulteriore studio dell'Università di Osaka del 2011 non solo ha confermato queste osservazioni, ma anche osservato un miglioramento medio dei tempi di reazione nel corso del lungo periodo. Talvolta questa tecnica viene persino un pochino esagerata, applicando delle coreografie molto violente e veloci, e dei vocalizzi che danno quasi l'idea di, non so, dei gesti da arti marziali. In parte, ripeto, questa è anche una cosa dalla valenza turistica, anche un'attrattiva per i turisti. Però piano piano questa tecnica di sicurezza si sta diffondendo non solo nell'ambito in generale del trasporto pubblico, diciamo che maggiormente utilizzata nell'ambito ferroviario, ma piano piano si sta diffondendo appunto non solo nell'ambito del trasporto pubblico, ma in moltissimi ambiti industriali, in moltissimi ambiti dove si richiede di svolgere delle azioni che possono essere ripetitive e in cui proprio nella ripetizione, nella routine, ci può essere il rischio di errore o di incidente. Piano piano in Giappone e in generale nel mondo asiatico, è una procedura che cominciamo a vedere anche in Cina, si sta diffondendo questa tipologia di procedura, quella di puntare e chiamare. Anche negli Stati Uniti e in alcuni stati europei ci sono dei luoghi, degli ambiti industriali dove si sperimenta questa procedura. Sicuramente non è una procedura perfetta al 100%, ma naturalmente è una procedura che aiuta sicuramente a mantenersi focalizzati, quindi sicuramente è un aiuto efficace ed efficiente nell'ambito delle attività di sicurezza. Ecco quindi la mia domanda. Voi cosa ne pensate? Pensate che la procedura di puntare e chiamare sia un efficace aiuto e dovrebbe essere implementato in altri ambiti? Pensate che ci possano essere dei meccanismi di sicurezza più efficienti per mantenersi focalizzati quando si compiono azioni ripetitive? Conoscevate lo shisakanko? Siete mai stati in Giappone e avete visto, appunto, gli operatori ferroviari che fanno questo puntare con il dito dappertutto? Non la conoscevate, non lo so, magari avete lavorato in Giappone nell'ambito ferroviario e la conoscevate già? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene ragazzi, anche per oggi questo è tutto. Come sempre spero di essere riuscito a intrattenervi, a stuzzicare la vostra curiosità, a farvi conoscere qualcosa di nuovo e di inaspettato. Se ci sono riuscito, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio
mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto, eccolo qua, che ci piace così tanto. E non c'è nessuna controindicazione di sicurezza, anche se è un'abitudine di tutti gli iscritti al mio canale. Inoltre, se seguite anche il mio canale Telegram, che vi indico qui sotto sul doobly-doo e qui sopra sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte sui video che devo realizzare. Io sono Grizzly e mi sto puntando. Prima di concludere ringrazio l'amico RaveTube per le immagini dell'operatore ferroviario che fa lo Cisacanco. Questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!